presentazione del libro Confiteor sugli ultimi 30 anni di finanza e politica italiana, frutto dei colloqui tra Cesare Geronzi e il giornalista Massimo Mocchetti, erano presenti alcuni tra i nomi più importanti della finanza, dell'imprenditoria e del giornalismo italiano. Tra i relatori, oltre agli autori del libro Geronzi e Mocchetti, l'onorevole D'Alema, il banchiere e economista Pellegrino Capaldo e Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset. Confalonieri, polemizzando con la stampa, ha raccontato la sua verità sui retroscena mai svelati della quotazione di Mediaset in borsa nel 1994 e sulla scelta di Silvio Berlusconi di entrare in politica. Io intero con alcune domande pregando loro di rispondere anche a questa domanda. La prima è che Geronzi si definisce appunto, non si definisce mai berlusconiano, è sempre molto attento. Allora io intanto vorrei sapere se Confalonieri per la sua esperienza condivide questo autogiudizio, questa considerazione che fa di sé Geronzi. L'altra, c'è un passaggio molto interessante in cui Geronzi, ricordando i sospetti e le preoccupazioni di Giovanni Manzoni, dice che a un certo punto ci fu il tentativo di berlusconizzare il Corriere della Sera. Siccome il Corriere della Sera è un altro dei grandi protagonisti di questo racconto, io vorrei che Confalonieri ricordasse che cosa è successo in quegli anni. E terza domanda è che cosa ha detto in questi giorni a Silvio Berlusconi, di candidarsi o di non candidarsi? Prego, dottor Confalonieri. Mi sembra tutto un po' fuori tema, eh? Allora io vorrei stare al tema e vorrei dire che sono qui per testimoniare che Geronzi in questo libro, almeno per quelle tre pagine che ci riguardano, dice il vero. E invece Mocchetti, mi dispiace, ma non lo dice sempre. Noi abbiamo detto polemiche sui libri di storia, quindi. Perché? Perché vede, anche lei nella sua introduzione dice: il gruppo di Berlusconi era in grande difficoltà. Qui c'è il suo illustre maestro, il maestro di tanti giornalisti, Ovidio Scalfari, che nel luglio del 93, intanto con un titolo di Repubblica, quel mucchio di spazzatura televisiva, che era tutto quello che noi facevamo da 15 anni, quindi era spazzatura televisiva, e laddove Geronzi nel libro critica Buccia, che aveva obiettato Geronzi che voleva invece aiutarci ad andare in borsa perché avevamo delle cose, gli ha detto: ma qui non c'è roba, sono cose evanescenti, sono cose impalpabili, non ci sono ciminiere. Questo la dice lunga sulla sensibilità nel 1020 anni fa di questa gente che oggi avrebbe preso, non so, i ragazzi di Facebook, di Google, per matto. Non siamo in maniera così. Noi eravamo nell'80 anche la vita. Ecco, vengo a quello che dice Mucchetti, perché contesto Mucchetti. C'è sempre stato un'ipotesi che non è stata soffragata da nessuna prova, da nessun verdetto, da nessuna sentenza, che il comparto della Fininvest avesse un comparto secondario di nero, di offshore, di cose del genere, basato sull'acquisto di diritti facendo delle cose del genere. Allora, lei a un certo punto dice: le inchieste giudiziarie sulle società estere non consolidate nel gruppo Fininvest, la più famosa delle quali era l'Italia, fecero emergere transazioni infragruppo che rendevano non affidabili i conti per chi volesse investire da fuori. Per capirci, i diritti di trasmissione comprati a Cento a Hollywood transitavano dalle società berlusconiane della Bermuda. Noi siamo andati solo a fare jogging alla Bermuda e c'è qui anche un altro signore che faceva jogging. Alle Bermuda c'è entrata una società del gruppo Fininvest. No? Facevano andare a lei e la portavano qua a Milano. Ecco, questi sono assunti di quel gruppo potentissimo di cui avete parlato, di sistema, di banche, eccetera, eccetera, quel gruppo di potere straordinario che è fatto dal gruppo dell'Espresso, la Repubblica, che condiziona, che ha sempre condizionato ancora oggi. Io ieri, leggendo stasera un articolo su Affari e Finanza di Repubblica, dove diceva che i miliardi, qui diceva che noi avevamo 6 miliardi di debiti di lire, scarpa. Stasera ieri dice che erano 7 miliardi. Lei partendo ha detto che eravamo in grande difficoltà. I debiti del gruppo Fininvest erano 3.500 miliardi, che non sono pochi, ma per il fatturato che facevamo, per le aziende che avevamo, erano altamente sostenibili. Come mai si arriva a questo? Che mettiamo sul conto
di Cuccia, un errore di valutazione, non ha capito che non c'era più la ceminiere, ma c'erano la società della comunicazione e così via. Maragli, che invece era anche più giovane, capì e voleva strometterci. Perché io mi ricordo in quella colazione che ricorda Geronzi, disse no, qualcosa fa lui, lei se ne va, lascia la presidenza, ci date il 60% e poi facciamo. Noi cosa abbiamo fatto? La verità di quello che è stato fatto. Abbiamo fatto un giro tra potenziali sostenitori, investitori. Siamo andati dal Principe Al-Walid in Arabia Saudita, che mise un 7%. Era meno di 7.000 lire per azione. Poi andammo dal nostro socio Kirk, che era il più grande acquisitore di diritti al mondo, e qui. E poi andammo da un sudafricano, John Rupert, che è, per farvi capire, il proprietario, oltre che un miniere diamante e altro, del Mont Blanc, delle famose penne, dei famosi Dupont e quelle cose lì, no? E questi sottoscrissero il 20% del capitale della Mediaset. Il consorzio di banche, che era fatto non da banche, era fatto da Limi, era fatto dalla San Paolo, era fatto dalla Taranto, era fatto dal Monte dei Paschi, era fatto dalla Banca di Roma, e ce n'era un altro, come c'è l'era. Ecco, questi sottoscrizioni si impegnarono a proporre al mercato tutto il capitale. Siamo a questo punto, c'è una banca importante, la Morgan Stanley straniera, che si fa a carico dell'IPO, la banca importante di IPO, e partiamo. Però c'è l'altro fatto, e questo io credo, questo episodio è significativo e sintomatico dell'Italia di oggi, anche come era di ieri. Le procure, questi articoli diventano quelli che influenzano i signori Greco, i signori De Pasquale, tutti questi signori che ci tengono sulla graticola per vent'anni, perché Greco nel 93 parte, mette in galera 10 funzionari, no, anzi 10 manager nostri, e io mi ricordo di essere andato da Greco nel maggio del 96 a dirgli: guardi, se mette in galera anche me e mette in galera di Borsi, che ci siamo occupati di questa IPO, abbiamo fatto il giro del mondo, siamo andati in America per fare questo, salta un qualche cosa dove ci sono 6 banche coinvolte, ci sono 3 grandi investitori e i potenziali investitori americani che possono mettere dei quattrini su una azienda italiana. Io devo dare atto a Greco, che aveva fatto tutto quello, non fece. E noi riuscimmo ad andare in... Siamo passati al vaglio della Corsa, siamo passati al vaglio delle due diligence, e tutti sappiamo cosa sono le due diligence di gente come Al-Walid, come Kier, come John Rupert, come le 6 banche più importanti italiane, e non hanno trovato niente, e lei mi dice che noi facevamo un incarico di 100 lire, di 100 milioni a ogni passaggio.